24:1-12. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro, e entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole, e tornate dal sepolcro annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinatosi vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. La caratteristica dell'ultimo capitolo, il 24esimo, del Vangelo di Luca è la sua profonda unità. Ci sono tre episodi, anzitutto questo episodio delle donne al sepolcro, che termina con un'incursione di Pietro. Il secondo episodio è la pagina dei discepoli di Emmaus. E poi abbiamo un terzo episodio dove Gesù appare ai discepoli, dà loro istruzioni e tutto si conclude con la scena dell'ascensione. Ora, questi episodi sono caratterizzati da tre unità. Anzitutto c'è unità di tempo. Tutte queste vicende avvengono nello stesso giorno, il primo giorno della settimana, il primo giorno dopo il sabato. Sembra essere un giorno lunghissimo, in quanto si parla del mattino presto, quando le donne si recano al sepolcro, e poi si dice che i due discepoli di Emmaus chiedono al misterioso pellegrino di restare con loro perché si fa sera, tornano poi a Gerusalemme, incontrano gli undici, a loro appare il risorto, li istruisce, li conduce fuori e sale al cielo. Tutto nello stesso giorno, sembra un giorno infinito, fatto non tanto di 24 ma di 48 ore, ma indubbiamente è la volontà esplicita di Luca di raccogliere tutto in una sola giornata per dire: questo è il mistero pasquale, questo è appunto l'evento di Pasqua che è legato a questo giorno che diventa un giorno quasi lungo, infinito, ma l'unità di tempo dice esattamente l'unità che c'è dietro questa idea, ovvero sia la centralità del mistero pasquale. Secondo, c'è un'unità di spazio. Tutto avviene a Gerusalemme. A differenza di Marco e di Matteo, che insistono sulla la necessità di andare in Galilea, e Matteo, abbiamo visto, ambienta l'incontro ultimo del Signore risorto con gli undici proprio sul monte della Galilea, nel racconto di Luca tutto avviene a Gerusalemme. C'è anzitutto la scena della tomba, evidentemente a Gerusalemme, poi quelli di Emmaus cercano di allontanarsi ma ritornano a Gerusalemme, lo stesso Signore risorto incontra i suoi nel Cenacolo e a Betania, quindi appena fuori Gerusalemme, sale al cielo.
e questi poi tornano a Gerusalemme e stanno nel Tempio. Ora, non che Luca non conosca la tradizione delle apparizioni galilaiche, indubbiamente la conosce, ma appunto addirittura ne parla, ricordatevi versetto 6, come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva bisogna e così via. Ma in realtà ci tiene a concentrare tutto a Gerusalemme. Il suo Vangelo è un cammino verso la città santa, lì avviene il mistero pasquale, morte e risurrezione, da lì si riparte con gli atti per l'annuncio del Vangelo verso gli estremi confini della terra. Allora per lui è fondamentale tenere tutto a Gerusalemme, proprio perché la centralità della città santa è la centralità del mistero pasquale e da lì poi si va verso prima Gerusalemme, poi la Giudea, poi la Samaria e infine i confini della terra, giungendo, il racconto degli atti, fino a Roma, dove Paolo annuncia la novità del regno di Dio a un gruppo di giudei, così si chiude il capitolo ultimo, 28esimo, degli Atti degli Apostoli. Potremmo dire il Vangelo di Luca è una salita verso Gerusalemme, gli Atti degli Apostoli sono una discesa da Gerusalemme fino agli estremi confini della terra. Ecco perché tutto avviene qui a Gerusalemme. Terza unità, i personaggi. Potremmo dire che questi episodi sono tutti concatenati. Le donne si recano al sepolcro, poi la palla passa ai discepoli, a Pietro, intervengono i due di Emmaus che incontrano Gesù, ma poi alla fine tornano dai discepoli e sentono dire davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Gli stessi discepoli sono destinatari della apparizione di Gesù, condotti poi sul monte, condotti poi fuori dalla città, cioè a Betania, Gesù sale al cielo, cioè in fondo i personaggi certamente differenti, le donne, poi i discepoli di Emmaus e poi i dodici, ma tutto è concatenato e in questo modo indubbiamente si mostra che i testimoni, quei testimoni importanti per il Vangelo di Luca, raccontano questo, diventano poi coloro che annunciano la novità della risurrezione, ma questo avverrà nel libro degli Atti. Quindi potremmo dire siamo di fronte davvero a una progressione a poco giunge sempre più alla chiarezza a proposito di questo mistero della risurrezione. Ma fermiamoci sul primo brano, dopo questa piccola introduzione, ovvero sia l'incontro delle donne, o meglio l'avventura delle donne al sepolcro con l'incontro con i due uomini e poi la proclamazione della risurrezione. Anzitutto, queste donne nel primo giorno della settimana entrano nel sepolcro e poi alla fine lasciano questo luogo. Nel versetto 9 si dice che tornate dal sepolcro annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Lo stesso fa Pietro, che si alza, va al sepolcro e poi torna indietro pieno di stupore. E tuttavia, se il sepolcro è il luogo dove le donne vanno, destinazione del loro cammino, come pure la destinazione del cammino di Pietro, ma poi viene abbandonato, tornano indietro, si comprende che questo luogo paradossalmente è irrilevante. E infatti al centro, del versetto 6, c'è la chiara esplicitazione, non è qui, perché è stato risuscitato. Quindi questo luogo è importante, ma insieme no. Certo è il luogo dove c'era Gesù, ma ormai è un sepolcro vuoto, che non ha più nessun interesse. Come vedremo, l'interesse è un altro. Ora,
Certamente qui Luca riprende il racconto di Marco, naturalmente variandolo, perché appunto i racconti non sono copie di qualcosa che è avvenuto, ma immagini, cioè ciascuno ci dà una sua coloritura di questo mistero della resurrezione, come grandi autori che dipingono una scena, per esempio biblica, o una scena per esempio mitologica, ma non troverete che un Michelangelo è uguale a un Caravaggio, un Giotto è uguale a un Simone Martini, sono differenti, stili diversi, eppure il mistero magari è rappresentato lo stesso, una crocifissione, un'annunciazione, un miracolo e così via. La stessa cosa è qui, il mistero della resurrezione vede immagini differenti, e tutte illustrano la grandezza di questo mistero, la profondità di quanto è avvenuto. Ora, le variazioni, ne metto in luce solo alcune, anzitutto qui si parla di due uomini che hanno un abito sfolgorante, non si parla di giovane come in Marco, non si parla di un angelo del Signore come in Matteo, ma appunto di due uomini. L'abito evidentemente rimanda alla loro identità angelica, però appunto non si precisa questo. Ma l'accento di Luca è un altro, ovvero sia Luca fa delle vere e proprie incursioni nell'animo delle donne. E anzitutto le donne si interrogano. La loro ricerca è approdata a trovare la pietra rimossa dal sepolcro, versetto 2, trovare una pietra che era stata rimossa, e poi riescono ad appurare, evidentemente, l'assenza del corpo, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Quindi, esse che avevano osservato come il suo corpo era stato posto, perché così si chiudeva l'episodio della sepoltura, 23:55, le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe, esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati, il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Quindi queste donne che avevano osservato come il corpo era stato posto, ora ne verificano l'assenza. Tuttavia, l'osservazione della tomba vuota non suscita la fede, ma solo la perplessità. A fronte dell'apparizione dei due uomini dagli abiti sfolgoranti, il narratore a questo punto ci offre una seconda, una seconda incursione nella loro interiorità. E cioè, prima si interrogano, la seconda reazione è la paura. Versetto 5. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra. Ecco, è la tipica reazione umana di spavento di fronte all'epifania del mondo celeste. E il timore caratterizza tutti i personaggi di Luca, destinatari di una rivelazione dall'alto. Pensate a Zaccaria, Maria stessa, l'Annunciazione, i pastori, quando gli angeli annunciano loro la nascita di Gesù, gli undici, poi, e tutti gli altri. Questo gesto di chinare il volto a terra non indica tanto il cadere a terra di chi è atterrito dalla presenza divina, nel caso per esempio di Abramo che si appunto di fronte alla presenza divina cade a terra, ma piuttosto rivela che le donne hanno riconosciuto la presenza di esseri celesti, di messaggeri divini, e quindi compiono un gesto quasi liturgico di adorazione, di rispetto. Quindi non è il venir meno di chi si sente schiacciato, ma è la consapevolezza di chi di fronte al mistero cade in adorazione. Quindi potremmo dire questa paura è la consapevolezza di un mistero più grande, non è tanto il sentirsi persi. Ma c'è una terza incursione nell'interiorità di queste donne.
essa riguarda la memoria, versetto 8, ed esse si ricordarono delle sue parole. Ora, certamente questa incursione a proposito della memoria delle parole di Gesù è in diretta conseguenza del comando dei due messaggeri, i quali anzitutto si interrogano, o meglio, interrogano le donne, perché cercate tra i morti colui che è vivo, quasi a svuotare il senso di quella ricerca, proprio perché inutile ormai, Gesù non è fra i defunti. Annunciano poi, non è qui, è risorto, ma poi ecco l'ordine: ricordatevi di come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ecco, l'ordine è questo, l'ordine di ricordare. Coloro che non hanno trovato il Gesù che cercavano, ovvero sia il defunto, per mezzo della memoria, delle sue parole, fanno una ben più profonda scoperta, che non conduce tanto alla tomba, ma all'incontro con il vivente. Ebbene, qui c'è un gioco di parole, perché? Perché il termine greco che indica il sepolcro, mnemeion, appartiene allo stesso campo semantico del verbo ricordare, mimnesco. E quindi, appunto, lo identifica come il memoriale, evidentemente il sepolcro identifica il memoriale del defunto. Il sepolcro è esattamente quella pietra che ricorda un defunto, ma è in palese contrasto con la memoria delle parole di Gesù. Proprio queste, e non la tomba dove egli è stato deposto da defunto, costituiscono il vero luogo memoriale in cui Gesù è verificabile come vivente, secondo l'annuncio dei due messaggeri celesti. Allora, le donne sono invitate non tanto a guardare il mnemeion, il sepolcro, ma a ricordare, mimnesco, le parole, comprendendo l'annuncio della risurrezione. Quindi potremmo dire, per mezzo di queste tre incursioni nell'interiorità, anzitutto la prima è esattamente il fatto che queste donne appunto si interrogano, e poi in secondo luogo le donne sono impaurite e infine si ricordano. Attraverso questi tre momenti ecco che Luca ci conduce a compiere un itinerario. Appunto, le donne hanno vissuto un cammino di ricerca che non si arresta alla perplessità e al timore, ma giunge al recupero memoriale delle parole di Gesù. Quelle parole diventano ora comprensibili proprio alla luce dell'annuncio pasquale. Allora, potremmo dire la domanda, la paura, il ricordo. Attraverso questi tre verbi ecco che Luca ci mostra un cammino che si apre alla fede. Ora, le parole dei due uomini fanno memoria delle parole di Gesù, aiutano le donne a ricordare le parole di Gesù e sottolineano come la sofferenza non sia in contraddizione con la sua identità, né sia stata l'ultima parola nel piano di Dio, ma la penultima. Non solo, ma Luca ha ripetutamente notato l'incapacità dei discepoli a capire le predizioni di Gesù. Qui concretamente i due uomini fanno riferimento alla prima predizione della croce, ovvero sia a quella predizione che viene detta in 9:22, quando Gesù dice: il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. E praticamente questa è la prima predizione che viene qui ricordata, ma la seconda, 9:44,
4, mettetevi bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, Luca poi aggiunge, essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. E potremmo dire di nuovo, nella terza predizione, capitolo 18, emerge questa incomprensione da parte dei discepoli. 18:31, qui è addirittura più precisa, ecco, noi saliamo a Gerusalemme, si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo, verrà infatti consegnato ai pagani, verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi, dopo averlo flagellato lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà. Quindi qui c'è una precisazione quasi dei passaggi poi del racconto della passione. Ma quelli non compresero nulla di tutto questo. Quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto. Ora, appunto, se Luca due volte esplicitamente ricorda l'incapacità dei discepoli di capire la predizione di Gesù, ora segnala una svolta da parte delle donne. Se i discepoli persistono nella loro ottusità, anche qui, versetto 11, quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse, Pietro si reca al sepolcro e va bene, pieno di stupore, in realtà queste donne, diciamo che giungono a una maggiore chiarezza attraverso l'appello angelico a ricordare. E proprio qui sta la differenza fra le donne e i due discepoli, la memoria credente diventa il veicolo attraverso cui queste entrano nella comprensione del mistero. Quindi potremmo dire, questa memoria è una memoria che è capace di illuminare, di comprendere, di far entrare nell'esperienza della fede, diventa la chiave per comprendere quanto qui i due uomini hanno detto. E al cuore di quello che hanno detto ci sono le parole di Gesù, versetto 7, bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ora, il verbo fondamentale qui è proprio bisogna. Perché? Perché questo verbo ritorna nel racconto della Pasqua, nel capitolo 24, per tre volte. Qui al versetto 7, nuovamente al versetto 26, in bocca allo stesso Gesù, vedremo ai discepoli di Emmaus, e infine al versetto 44, quando il risorto istruisce i suoi. Ora, è il verbo chiave. Questo verbo dei in greco è necessario, bisogna, attenzione, è da intendere bene non come una necessità assoluta. Questa idea è tipicamente greca, l'ananche. C'è una necessità che si compie nonostante la libertà degli uomini. Anzi, gli uomini sono, come dire, sottomessi a un destino che si compie inesorabilmente, che essi lo vogliano o no. Questa non è certamente una visione biblica, è una visione profondamente greca, in cui il destino che è scritto da sempre si compirà nonostante l'uomo faccia di tutto per sfuggire a questo destino, qualche volta tragico. La necessità qui è invece il piano di Dio, è il progetto di Dio, che è un progetto di salvezza, il quale, ecco l'insistenza del capitolo 24, passa misteriosamente attraverso la croce. E cioè, questo verbo mostra che colui che ha vinto la morte è lo stesso che ha affrontato lo scandalo della croce. L'annuncio pasquale, cioè, non cancella lo scandalo della croce, ma intende recuperarlo in tutto il suo significato, in tutto il suo senso teologico. Cioè la necessità dice, come dire, il senso della necessità significa che la croce è parte della storia salvifica,
è un fattore previsto da Dio stesso e conforme misteriosamente al suo volere. Potremmo dire la croce non è stata, è certamente coerente con la scrittura, appunto, ma non nel senso che è stata anticipata, o se volete è stata detta prima, predetta dalle scritture, ma conforme ad esse. Le scritture rinviano a Cristo, Cristo rinvia le scritture. E quindi alla luce della risurrezione, le donne, poi i due di Emmaus, infine i discepoli, comprendono Gesù alla luce della scrittura, ma anche la scrittura alla luce di Gesù. E quindi potremmo dire questa necessità esprime la volontà divina attuata nel mistero pasquale. Il bagliore che promana dalla resurrezione del Figlio di Dio illumina l'oscurità della croce e mostra come Gesù abbia obbedito sino in fondo alla volontà del Padre. La croce non contraddice la potenza di Gesù, semplicemente svela l'altra faccia del mistero. La potenza indica la messianicità, la potenza che vince la morte. La croce esplicita come questa messianicità si rivela come amore che condivide tutto dell'umanità, addirittura la morte e il peccato. Ecco, le donne sono condotte a fare questo esercizio memoriale, che è capace di comprendere, di capire il mistero della necessità della croce alla luce del grande annuncio della resurrezione. Certamente qui noi comprendiamo che per loro la grande domanda riguardava esattamente la croce. Come mai colui che è risorto, che ha vinto la morte, è morto così come un crocifisso? Luca qui vuole abbozzare in certo senso una prima risposta, proprio mostrando come l'insistenza degli annunciatori, dei due uomini, dei due angeli, è proprio questa, quella di compiere un esercizio memoriale, quindi di intelligenza, di comprensione, naturalmente nella fede, che tenga insieme questa realtà. Il crocifisso non cancella, scusate, il risorto non cancella il crocifisso. La potenza della resurrezione non spazza via la croce. Non è appunto un cancellino che toglie quel frego sulla lavagna. La croce non è archiviata e dimenticata come un incidente, ma appartiene al piano di Dio. Solo tenendo insieme croce e resurrezione, noi comprendiamo il mistero della rivelazione del Figlio di Dio e di Dio stesso. Ecco, le donne sono invitate a questo cammino. Anche noi evidentemente siamo invitati a questo cammino che, guardando e godendo del mistero della vittoria pasquale, torna sul mistero della croce, comprendendo la profondità dell'amore.